Mi devo ricordare di premere start perché altrimenti accade sempre che arrivo a metà del messaggio e devo ricominciare da capo. Fa parte dell'età anche. Comunque andiamo subito in preghiera e poi vediamo quello che ci dice la parola di Dio. Amen. Signore Dio nostro, ti ringraziamo e ti benediciamo perché tu sei Dio e noi siamo stati fatti delle creature da te per la tua gloria. La tua parola ci dice che ci hai creati per la tua gloria, non per la nostra gloria. Quindi vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti e vogliamo onorarti questa sera con tutto il nostro cuore. Ti preghiamo per la situazione che stiamo vivendo in tutto il mondo e tu sai dov'è la verità, Signore. È un giorno per coloro che hanno abusato di questo potere per far soffrire l'umanità, per andare contro la tua volontà, dovranno rendere conto a te anche di una sola parola oziosa che avranno detto, così dice la tua parola. Pertanto, ti preghiamo, Signore, di intervenire tu per aiutarci, per accompagnarci durante questo tragitto e di prepararci per il tuo ritorno, perché il tuo ritorno è vicino e troppo spesso vediamo dei credenti che si distraggono. Si distraggono e dimenticano che il tuo ritorno è vicino, è prossimo. E noi dobbiamo stare attenti a come viviamo la nostra vita, non secondo la nostra propria volontà, non secondo la volontà del nemico che spesso riesce a tentarci, ma secondo la tua volontà. Ti preghiamo di guarire quelli che sono malati, per la nostra famiglia, per la nostra fratellanza, Signore, per il mondo intero. Per te non ci sono problemi, Signore, ma tu aspetti che i tuoi figli esprimano la propria fede nei tuoi confronti per ricevere quello che tu hai preparato per noi. Noi ti ringraziamo. Guida questo studio. Tocca il cuore e la mente di coloro che stanno ascoltando e fa che possano, Signore, fare profitto di quello che verrà detto. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Cari amici, allora, dobbiamo parlare, abbiamo davanti la parola di Dio e dobbiamo riaffermare che la tua parola è verità. In Giovanni, capitolo 14 al verso 6 ci viene detto che Gesù stesso è la via, la verità e la vita e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di lui, Gesù. Quindi se tentiamo, cerchiamo di scavalcare il recinto, il muro, quello che sia,
per non passare attraverso Gesù, saremo bloccati dai cani da guardia. E se non sono i cani da guardia, succederà come quell'uomo che andò nel banchetto nuziale che fece Dio, e quando tutti gli invitati erano dentro, il padrone di casa, che chiaro rappresenta Dio, si fece una passeggiata lungo i tavoli dove erano seduti gli invitati e trovò un uomo che non aveva l'abito adatto. Noi sappiamo che l'abito del credente, del cristiano, è bianco perché è stato imbiancato, altro miracolo, dal sangue rosso di Cristo. Il sangue di Gesù, ho detto Cristo, ma scusatemi, il sangue di Gesù, perché sulla croce morì Gesù, non Cristo. Il sangue di Gesù ha lavato tutti i nostri peccati, dal nostro cuore, dall'anima nostra, e quindi noi abbiamo ricevuto un abito di lino fino, bianco, senza macchia, deve essere senza macchia, cioè senza peccato. Evidentemente questa persona non aveva l'abito giusto e gli disse: amico, come sei entrato con quest'abito? E lui non poté rispondere nulla. E allora lui chiamò i suoi servi, gli disse: legatelo mani e piedi e gettatelo di fuori, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Ora, per dire che senza Cristo non possiamo entrare nel regno dei cieli. Nessuno può andare al Padre nel cielo senza Gesù Cristo, il Figlio. Amen. Quindi questa è parola di Dio, pura verità. Nelle prime parole del Vangelo di Giovanni ci dicono anche che nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. In pratica Gesù era la parola che usciva dalla bocca di Dio Padre. Ecco perché Dio Padre non disse: faccio l'uomo a mia immagine e somiglianza, ma disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Stava parlando con il Figlio e il Figlio era la parola e il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo crearono tutto. Poi questa parola, che nella Bibbia cattolica, tanto per citare anche altre fonti, è chiamata Verbo, l'hanno chiamata Verbo, è più semplice parola che non verbo. Nel verso 14 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni dice che la parola si fece carne, Gesù, la parola, abbiamo detto, che è uscita dalla bocca del Padre, è diventata carne e è abitata con noi per un tempo pieno di grazia e di verità. Vediamo come il tutto concorre per portare l'uomo e Dio a un avvicinamento
dopo che l'uomo si era allontanato a causa del proprio peccato. Dio a un certo punto, anche nel profeta Isaia, al capitolo 66, l'ultimo capitolo di Isaia, dice: così parla il Signore. È lui stesso che parla, ma lo fa dire da Isaia. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi voi, uomini? Il cielo è il mio trono. Sapete quando è alto il cielo, è lontano, sembra che si dica che sia infinito. Per raggiungere certi satelliti, certi astri, sembra che ci vogliano degli anni. A una forte velocità della sonda. Quindi diciamo che il cielo, il trono di Dio, è un po' lontanuccio. E lui è così grande che ha fatto della terra lo sgabello dei suoi piedi, cioè dove poggia i piedi. Quale casa potreste costruirmi? Volete costruire una casa? Come fate? Quando la finireste? Come grande la dovreste fare? Ma poi Dio si accontentò del Tempio di Gerusalemme e la sua presenza risiedeva in quel Tempio. Ma lui qui dice: quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così sono venute all'esistenza. C'è stato nessun problema, ha creato tutto Dio. E poi Dio conclude: ecco su chi io poserò lo sguardo e debbo permettermi di aggiungere lo sguardo benefico di Dio, perché da quello che dice è chiaro che fa riferimento a chi ama Dio e vuole fare la sua volontà. Quindi ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Questo tremare alla parola di Dio è chiaro che fa riferimento a stare attenti a mettere in pratica tutto quello che Dio ci ha detto. Naturalmente la differenza può essere tra la dottrina dell'Antico Testamento prima dell'avvento di Cristo e la dottrina della salvezza per grazia mediante la fede dopo l'avvento di Gesù Cristo. Quindi però tutto rimane, tutto resta parola di Dio. E noi dobbiamo tremare alla parola di Dio. Noi dobbiamo stare attenti a non trasgredire la parola di Dio. Dobbiamo stare attenti a non fare i furbi per distorcere la parola di Dio. E l'Apostolo Paolo ne parla spesso
di questo, che ci sono dei falsi profeti che vanno in giro, che distorcono le sacre scritture per creare delle dottrine che non sono da Dio. Quindi un conto è arrivare a Cristo con una legge di Mosè, ma anche di Dio stesso, perché prima di Mosè c'era Dio, e dopo Mosè c'era Dio. La legge di Mosè era temporanea perché era in preparazione del Messia che doveva venire. Dio Padre già aveva in mente di presentarci il Messia, il Dio con noi. E Giovanni Battista fu il precursore, quello che annunciò la venuta del Messia. Quindi vedete che c'è una separazione in un certo senso, ma non vuol dire che quello prima di Gesù o di Giovanni Battista non fosse stato parola di Dio. Gesù, quando gli fu chiesto qual era il più grande dei comandamenti, lui li strizzò e li divise in due parti. Erano 10 comandamenti, eh? Qual è il più grande dei comandamenti? Il primo è il più grande dei comandamenti, e Gesù li racchiuse in due. Perché? Perché i primi 5 comandamenti avevano a che fare con una relazione verticale tra Dio e l'uomo, l'uomo e Dio. Capite? Fateci caso, andateli a leggere sulla Bibbia, Esodo capitolo 20, leggete i primi 5 comandamenti, non versi, perché alcuni comandamenti sono fatti di 2 versi, 3 o 1. Ma ogni comandamento si riconosce perché quando finisce il comandamento ricomincia l'altro. Dovremmo essere intelligenti abbastanza o istruiti abbastanza da riconoscere queste cose, quando finisce un comandamento e ne inizia un altro. Quindi i primi 5, relazione verticale tra l'uomo e Dio, Dio e l'uomo. I secondi 5 sono di una relazione orizzontale tra l'uomo e il suo prossimo. E infatti, se notiamo, quando Gesù disse il primo dei comandamenti è il più grande, è questo: ascolta Israele, l'Eterno è il tuo Dio e tu amerai il Signore Dio tuo con tutto, non con 3/4, non con il 99,9%, ma con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto il tuo maggior potere. C'è rimasto qualcosa? Anche con il tuo pensiero, dai, aggiungiamocelo. Amare il Signore e Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto il tuo maggior potere. E il secondo, che diciamo è simile a questo, Gesù disse è simile a questo, non può essere simile proprio al primo,
ama o amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora è chiaro che se tu credi o pensi di amare Dio con tutto il tuo cuore e non ami il tuo prossimo, quello che ami di Dio non conta niente. Se poi ami il tuo prossimo, come sta succedendo oggi in Italia, con la scusa che dobbiamo amare tutto il mondo e farlo venire in Italia, è chiaro che non amiamo Dio con tutto il nostro cuore. Il prossimo nostro non è soltanto quello dell'altro mondo. Il nostro prossimo è dentro casa. E Gesù, quando qualcuno gli chiese chi è il mio prossimo, voleva fare il furbo quello, e Gesù gli raccontò la storiella del buon samaritano. Quindi amare il Signore Dio tuo con tutto, e poi amare il prossimo come te stesso. Se tu ami il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tu puoi arrivare poi a Cristo, e Lui, essendo il Messia, colui che poi è morto sulla croce, Gesù ha versato il suo sangue per i nostri peccati, noi possiamo ricevere il perdono dei peccati e la salvezza dell'anima. Ma dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, non ci deve mancare niente su tutto. Tutto. Ok? Anche il pensiero, come ho detto. Quindi, Dio dice, ecco su chi io poserò lo sguardo benefico. Lo guardo e sorrido. Su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto per quello che vede in giro, e per colui che trema alla mia parola, cioè che sta attento a non sgarrare, non aver paura, ma che fa attenzione, che non si distrae, che non pensa solo agli affari suoi o a quelli della sua famiglia. Deve amare Dio con tutto il cuore, non se stesso e la sua famiglia. Dio. Non vi è voglia di strillarlo, perché sembra che da questo orecchio non ci si sente. Poi, per quelli che naturalmente parliamo della parola di Dio, nei proverbi, ed è nell'Antico Testamento, non è che nell'Antico Testamento Dio non capiva niente. Nell'Antico Testamento Dio era Dio, solo che Cristo ancora non era venuto, non poteva morire sulla croce, e quindi le leggi le faceva Dio, le metteva Dio e le metteva anche sulla sua nazione Israele, e gli diceva come si dovevano comportare. Ma qui dice ogni parola di Dio, Proverbi 35, 30, verso 5 e 6. Naturalmente i proverbi sono quasi tutti di Salomone, il re Salomone, che era un sapiente, un saggio, e dice così: ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. E in questo momento mi viene da pensare a quelli che hanno manomesso il secondo comandamento con tutte le scuse che hanno potuto cercare, trovare,
Perché il secondo comandamento non era per noi, non era così, non era giusto, non era fatto bene. Quindi loro lo hanno non cambiato, non corretto, l'hanno tolto. Ed ora, siccome che i comandamenti sarebbero stati 9 invece di 10, scusa, ma se non era buono quel comandamento, il secondo comandamento, perché non avete detto che i comandamenti buoni sono solo 9? Dovevate fare per forza 10? Perché Dio aveva detto i 10 comandamenti? L'aveva dettati lui? Erano importanti tutti e 10? E perché non l'avete lasciato là allora quel secondo comandamento? Siete falsi, bugiardi di tutti i colori. Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco, egli è uno scudo per chi confida in lui, in Dio. Non aggiungere nulla alle sue parole. Questo valeva sia per l'Antico Testamento, il popolo che era sotto la legge di Mosè, e sia oggi, perché stiamo parlando di Dio e della sua parola. Dio non è che parlava in un modo e adesso parla in un altro. Ho detto già che quello che Dio faceva prima di Gesù e di Giovanni Battista, lo faceva perché era lui a dirigere, lui a fare, a mettere i re in Israele. E invece dopo, quando Israele ha smesso di essere una nazione sovrana, sono arrivati i romani che dirigevano la situazione, Gesù ha dovuto sottostare in un certo senso, e noi vediamo dopo che l'Apostolo Paolo si dovette appellare a Cesare perché sennò l'avrebbero ucciso in Israele. Ma comunque qui dice non aggiungere nulla alle sue parole perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo. Parola di Dio. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non puoi fare niente. È parola di Dio. Dio non è, non si deve aggiornare Dio. Dio sapeva che oggi il mondo sarebbe stato in questo modo, ma la parola di Dio rimane la stessa. Se vogliamo essere salvati, abbiamo la stessa dottrina da seguire per poter essere salvati per grazia mediante la fede in Cristo. Capito? Quindi, per non essere trovati bugiardi, non aggiungere nulla alle sue parole. Capito? Seconda Timoteo 3, 16 e 17. Ora siamo nel Nuovo Testamento, una delle lettere dell'Apostolo Paolo che scrive a Timoteo, la seconda lettera, e dice così: ogni scrittura, e sta parlando di ogni scrittura di Dio, dell'Antico e quello del nuovo che ancora forse non era neppure scritto. Man mano che andavano avanti, forse Paolo scriveva o gli altri scrivevano queste lettere, ma naturalmente ancora ragionavano molto secondo l'Antico Testamento. Amen. E quindi ecco Paolo che dice: ogni scrittura è ispirata da Dio
ed è utile ad insegnare, a riprendere quelli che sgarrano, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio, ed io aggiungo sempre la donna di Dio, sia completo e ben preparato per ogni opera buona. C'è qualche cosa che non vi piace in questa scrittura? Ogni scrittura naturalmente si rifà alle scritture di Dio, nel senso che è parola di Dio, sia che l'abbiano scritta i profeti, sia che l'abbia scritto Mosè, che era un profeta pure lui, sia che l'hanno scritta gli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni, sia che l'abbiano scritta gli apostoli Pietro, Paolo, Giovanni, Giacomo e così via. Alla fine anche Giuda, uno dei fratelli di Gesù, Giacomo era l'altro fratello di Gesù, erano quattro i fratelli di Gesù, che non vogliono ammettere, quelli che travisano le scritture, non vogliono ammettere che Maria, dopo di Gesù, abbia avuto altri figli. Infatti ha avuto almeno quattro maschi, oltre a Gesù, e almeno due femmine. Perché? Perché le chiama, le distingue al plurale, cioè le sue sorelle non sono qui tra noi, quello che dice la gente quando critica. Lo sappiamo tutti chi è questo, il figlio del falegname, Giuseppe, dai, mo, ma da dove gli viene tutta questa... Questa saggezza, questa sapienza, questa potenza di fare miracoli, e non credevano in lui. Per questo, perché dice, ma noi lo sappiamo chi è questo, ma chi pretende di essere? Figlio di Maria, di Giuseppe, figlio del falegname. Quindi, non credendo che era figlio di Dio, che fosse figlio di Dio, non potevano neppure ricevere la salvezza. Quindi, perché l'uomo di Dio e la donna di Dio siano completi e ben preparati per ogni opera buona, perché seguendo la parola di Dio noi veniamo preparati per ogni opera buona, fare la volontà di Dio. Poi nella seconda lettera di Pietro, ecco che Pietro viene fuori anche lui, e dice così: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura, parla di tutta la scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse, nessuna profezia della scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Quindi Pietro, se ce ne fosse stato bisogno, aggiunge alla Sacra Scrittura il fatto che è ispirata da Dio, non è frutto della mente umana. Nessuna profezia viene da una interpretazione personale. Tutto si deve collegare, e se una cosa va contro un'altra, è stata tradotta male. Ok? Ma se togliamo addirittura un comandamento perché non piace a noi, no, allora siamo noi che non vogliamo fare la volontà di Dio.
naturalmente, quando poi si parla dei 10 comandamenti, certi discorsi umani non reggono, perché è chiaro e limpido che c'è stato un raggiro, c'è stato un raggiro. Secondo voi il secondo comandamento non è valido? Ma per autorizzare questa eresia dovete togliere il secondo e poi dividere il decimo per farne risultare sempre 10? Ma siamo deficienti? Cioè il secondo non è buono, non serve. Non la dice giusta. Dio non avrebbe detto giusto nel secondo comandamento. Quindi lo togliamo. E poi che dobbiamo fare? Non possiamo dire che sono 9 comandamenti, perché uno non era buono. Dobbiamo dividere il decimo comandamento per far risultare sempre 10 comandamenti, ma se tu dividi un comandamento in due, è sempre un comandamento. Sono due frasi, due versi diversi, ma non sono due comandamenti diversi. La volete capire questa cosa, sì o no? Quando Dio ha detto non concupire, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo, e voi ne avete fatti due per coprire il vuoto del secondo. Uno, non desiderare la donna da altri, 9, e il decimo, non desiderare la roba da altri. Ma quando vi guardate allo specchio, non vi vedete stupidi? Vi rendete conto dell'idiozia che avete fatto? Avete manomesso la parola di Dio. Dio non vi riterrà innocenti. L'abbiamo letto nei Proverbi. La parola di Dio è purgata col fuoco. Non toccarla. Non toccarla che lui non ti trovi bugiardo. Non sarebbe stato più logico e chiaro dire i 10 comandamenti sono 9, punto, o spiegare che sono 9 perché il secondo non era buono? Avevate paura di dire che il secondo non era buono perché era un comandamento di Dio e dire che non era buono sarebbe stato pericoloso? Lo lasciavate là? 10 comandamenti sono quelli. Avete fatto un po' come quell'altra specie di barzelletta che da ragazzini sentivamo spesso. Dice: quattro erano i tre evangelisti, Luca e Matteo. Quattro erano i tre evangelisti, Luca e Matteo. Da quattro sono diventati due. Sì, da 10 comandamenti sono diventati 9. Non sono 10. Nel catechismo non sono 10, sono 9. Uno l'avete diviso in due, ma è sempre uno mancante. Sono 9 comandamenti nel catechismo. Gente, leggetevi i 10 comandamenti nella Bibbia, leggeteli nel catechismo e vedete se sono 9 o 10.
Purtroppo la vostra malafede, dimostrata anche da altre deviazioni, non è solo quella del secondo comandamento. Stavo per dire piccole deviazioni, ma sono grandi deviazioni, con le quali togliete il potere a Cristo e lo date ai santi e alle Madonne. Non so se voi prelati ve ne siete accorti, ma ve ne elenco alcune. Gesù è nostro unico avvocato presso il Padre ed è scritto nella prima lettera di Giovanni al capitolo 2, i versi 1 e 2, quando dice: figlioletti, figli, figliuoli, da apostolo poteva scrivere così: vi scrivo queste cose in modo che voi non pecchiate. Ma se qualcuno dovesse aver peccato, noi abbiamo un avvocato, non due, uno. E non avvocata, avvocato. Abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Gesù Cristo il Giusto. Voi, nel Salve Regina, avete fatto di Maria la vostra avvocata. E questa è un'eresia. Quando recitate il Salve Regina, a un certo punto dite Orsù, avvocata nostra. Ora, io posso ammettere tutto il bene che voi volete a Maria, ma secondo la parola di Dio, chi è l'avvocato tra l'uomo e Dio? Maria o Gesù? E se è Gesù, perché scrivete Maria? Perché date la gloria a Maria quando non è vera? Quando non è il nostro avvocato presso il Padre? Questa è un'altra invenzione che avete dato al popolo per nascondere Gesù. Questa è un'opera di Satana. Perché Satana aveva tutto l'ingegno, il proposito di togliere Cristo davanti alla gente e mettere i santi e le Madonne. Ora, se Cristo è il nostro avvocato presso il Padre e lui siede alla destra del Padre e intercede per noi, lo dice pure l'Apostolo Paolo. Se non c'è Cristo che intercede per noi, se Cristo non è il nostro avvocato e neppure Maria e neppure i santi, perché non lo sono, nella Bibbia non è scritto che un altro al posto di Gesù sia nostro avvocato o nostro mediatore presso Dio. Come facciamo? Siamo senza mediatore. Siamo peccatori. Satana ci accusa giorno e notte presso Dio, e quando lui ci accusa, noi non abbiamo nulla da rispondere, e Gesù non c'è che possa dire: Padre, quello è sotto il mio sangue, è stato redento dal mio sacrificio, perché Gesù l'avete tolto, avete messo Maria come avvocato. Quindi non c'è né Maria né Gesù. Chi vi difende presso il Padre? Chi vi difende? Vi rendete conto? La parola di Dio è purgata col fuoco.
attento a non cambiarla. E poi, naturalmente, in prima Timoteo, la prima lettera di Timoteo, il capitolo 2, il verso 5, dice: c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Non è Maria donna. Cristo Gesù uomo, parola di Dio. C'è un solo Dio, Padre, un solo mediatore tra l'uomo e Dio. Chi fa da mediatore tra te e Dio, tra me e Dio? Solo Gesù, Cristo Gesù uomo. Se non è lui, non è nessuno. E t'arrangi. Dovrai pagare anche per una sola parola oziosa che avrai detto. Ok? Quindi voi avete fatto di Maria e di tutti i santi vostri mediatori tra Dio e l'uomo. E questo non è tutto, ok? Non ho detto tutto quello che ci sarebbe stato da dire, però se voi vi ruminate quello che avete ascoltato questa sera, io questo lo pubblicherò e voi ve lo potete rileggere sotto, naturalmente, questo video, sopra il video, così potete ripassarvelo, andare a leggere nella Bibbia, nel Vangelo, nel Nuovo Testamento e ripassarvi la lezione in modo che potete capire bene dove vi trovate e cosa dovete fare per salvarvi l'anima. Cristo c'è morto in croce, ha già pagato per voi. Non fate che questo sacrificio di Gesù Cristo sia stato inutile per voi. Ok? Andiamo in preghiera. Signore Dio nostro, ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua parola, perché essa è purgata col fuoco, come abbiamo letto. E noi dobbiamo solo attenerci ad essa, perché è tua parola, non nostra, non di un uomo, ma di Dio. E noi ti ringraziamo questa sera per averci dato questa opportunità. Ti preghiamo per tutti quelli che sono alla ricerca della verità, che possano riceverti nel proprio cuore come Salvatore e Signore, per chiederti perdono per tutti i loro peccati farti entrare nei loro cuori per essere il loro Salvatore e Signore. Continuiamo a pregarti per le nostre famiglie, per coloro che sono in difficoltà, per il gruppo di Cristo alla risposta, che sta soffrendo per questa pandemia, e noi ti chiediamo, Signore, fa che il nostro cuore sia diretto completamente, tutto verso di te, verso la tua volontà. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Cari amici, ci risentiamo lunedì, ci risentiamo e ci vediamo con la speranza di poterci rivedere lunedì sera, ok? Dio vi benedica.